Volevo parlarvi un po' di questa cultura, la cultura buddista. Questa è l'immagine del samsara, la ruota della vita, che Yama è il dio della morte, che è un nostro amico in realtà, anche se piuttosto brutto, che governa le nostre reincarnazioni. Ma quello di cui volevo parlare è questa zona del centro di questo tanka, dove si vedono tre personaggi: il maiale, il gallo e il serpente. Il maiale, il gallo e il serpente che simboleggiano i tre grandi nemici dell'uomo. Il maiale è il simbolo dell'ignoranza. Il gallo è il simbolo dell'arroganza. Il serpente è il simbolo dell'avidità, della bramosia. E riflettiamo sulla nostra vita professionale, vediamo che siamo sempre scontrati contro queste tre cose: le persone ignoranti, le persone arroganti, le persone avide. Io da alcuni anni faccio meditazione, quasi tutte le mattine mi fermo davanti a questa immagine per meditare sulla ignoranza, l'arroganza e l'avidità, che sono anche le cause principali del dolore, della sofferenza umana. Fuori dei gompa, nei tempi buddisti, sapete, il buddismo non è una religione, il buddismo è un insegnamento, e tutti, anche noi che siamo cattolici, no? Possiamo essere anche seguire l'insegnamento del Buddha per evitare la sofferenza. E questi personaggi che ci sono nei tempi buddisti non sono degli dèi da adorare. La gente a volte si inchina di fronte a questi personaggi, ma si inchina solo per una ragione di umiltà, non perché non è un'adorazione di una divinità. E generalmente fuori dei gompa ci sono questi quattro personaggi, si chiamano i quattro bodhisattva, che sono il guardiano dell'est. Il guardiano dell'est tiene in mano un liuto e vuole simboleggiare che nella vita, perché le cose funzionino, bisogna che le corde non siano né troppo tese, le corde dell'arrogante, né troppo lasse, che sono le corde dell'autocommiserazione, che è una grande causa di sofferenza. Devono essere giuste, devono essere nella via di mezzo, e la via di mezzo è la via della responsabilità. Il buddismo invita a rimanere nel momento presente, no? Mentre tutti noi viviamo nel passato, con le paure del passato, e nel futuro, con l'ansia per il futuro. No, bisogna rimanere nel presente. E questo bodhisattva ci invita alla responsabilità. Noi non abbiamo colpe, non abbiamo nessuna colpa, abbiamo solo responsabilità. È un invito alla responsabilità. Questo è il guardiano del nord. Il guardiano del nord tiene in mano un ombrello. È l'ombrello per difenderci dalle pressioni della società, difenderci dai pregiudizi del mondo, difenderci da quelli che incontriamo e che sanno tutto, che hanno la verità. E le cose sono molto più complicate. Tiene in mano anche un topolino, vedete qua. Il topolino è una difesa, il topolino è estremamente resiliente. La resilienza, questa parola che ho imparato da pochissimo tempo, non sapevo nemmeno che cosa dovevo dire, la resilienza, è una parola imprestata dalla meccanica, che vuol dire la resistenza agli urti degli oggetti, e la resistenza alle trazioni dei tessuti, la capacità dei tessuti di stirarsi, ma di poi di ritornare tutto come prima. E la resilienza è stata imprestata. Gli psicologi l'hanno usato tanto, e poi gli ecologi anche,
E i sociologi hanno usato molto questa parola, ma proprio perché le persone, gli animali, le società hanno una fortissima capacità di risettarsi, di ristabilire un equilibrio quando l'hanno perso, ma di dimenticare. Questo, il guardiano del nord è un invito alla resilienza. C'è il guardiano del sud, il guardiano del sud ha un serpente in mano, ha un serpente per indicare che tutto è in evoluzione, tutto cambia. E questo è un atteggiamento, no, estremamente importante, avere questa percezione, tutto cambia, quindi tutto può cambiare. Ma noi possiamo avere una guida in questo cambiamento. Il guardiano dell'ovest ha la spada in mano, la spada della saggezza, la spada che discerne il vero dal falso. Sì, da qualche tempo mi occupo di questa associazione, la Grande Via, con cui c'è un sito, la Grande Via, dove diamo delle informazioni sulle, cerchiamo di dare delle informazioni sulla conoscenza scientifica con un certo grado di divulgazione, ma con dobbiamo dare delle informazioni di cui la gente possa fidarsi. Siamo fondamentalmente io e un giovane ricercatore molto brillante nel pieno della sua carriera, Luigi Fontana, quello che si occupa del digiuno e della restrizione calorica, che si occupa della longevità in salute, la grande via per la longevità in salute, che è la via del cibo. Ma di cibo io ho sempre parlato tanto, pensavo quasi di non parlarne oggi, anche perché, o perlomeno, un pochettino. La via del movimento, la via del movimento fisico. In questi giorni in montagna ho camminato per 12 giorni, no, 6-7 ore al giorno, è stata una cosa fantastica, perché ogni giorno ringiovanivo. Adesso sono circa 12 anni meno di quello di quando sono partito 3 settimane fa. Avevo delle tantissime extrasistoli, no? È un casinato il polso che andava a 80, ma niente, nel voglio di 3-4 giorni sono scomparse completamente le extrasistoli. Ma poi arrivato su al campo base mi erano passate completamente, scomparse le maniglie dell'amore. Poi in realtà, tornando giù, la qualità del cibo lì in Himalaya è talmente buono, così, dal batto, il riso, le lenticchie, il tartare, cioè le verdure speziate, no? E siccome la fatica era tanta, insomma, poi sono ritornato giù, che ho di nuovo, state tranquilli, ho di nuovo le maniglie dell'amore. Però la via del movimento, il movimento è estremamente importante, e la via della meditazione, la via spirituale si sta scoprendo sempre di più scientificamente, non c'è niente di nuovo da insegnare sulla meditazione, sono migliaia di anni, e la scienza se ne sta occupando. E allora volevo fare due parole giusto per gli atei, no? Per i miscredenti, no? che siamo credenti o non credenti. Nel nostro cervello limbico c'è tutta la storia della religione, c'è tutta. Cioè, potete dire quello che volete, no? Che voi non credete in Dio, non credete nel peccato originale, ma il peccato originale ce l'avete scritto nel cervello limbico, non bisogna. No, nel cervello. Nel nostro cervello c'è scritta l'esperienza dei nostri antenati. Si sta scoprendo, nei topi, no? Si sta scoprendo che se tu fai sentire un odore cattivo a un topo mentre gli dai una scossa elettrica, e lui eviterà quell'odore. Poi questo topo ha dei figli, e questi figli eviteranno quell'odore, e che ha dei nipoti, e questi nipoti eviteranno quell'odore, no? Per cui l'esperienza dei genitori si trasmette, il piacere che si ha nel mangiare un determinato cibo. E dipende tantissimo da quello che ha mangiato la nostra mamma in gravidanza, no? Per cui è importante mangiare bene in gravidanza, in modo da dare un messaggio molto positivo a quello che piacerà ai nostri bambini. Quello che si è scoperto è che anche con la meditazione, oltre che con il cibo, oltre che con l'attività fisica, anche con la meditazione noi possiamo accendere e spegnere i nostri geni. Con la meditazione noi siamo in grado di accendere e spegnere
i tratti del DNA che codificano il comportamento anche, che codificano e soprattutto agiscono soprattutto sui geni dell'infiammazione. È estremamente interessante questa cosa. Io non avevo mai capito questa frase del Vangelo, quando Gesù dice: ma agli altri parlo in parabole, perché guardino e non vedano, ascoltino e non capiscano. Ma perché cavolo dico Gesù non vuole farti capire? Ma no, perché Gesù non vuole parlare alla nostra corteccia cerebrale, Gesù vuole parlare al nostro cervello limbico. Il nostro cervello limbico è qualcosa di assolutamente fantastico. Io sapete, mi sono laureato con 30 lodi, il voto più basso che ho preso è stato in anatomia, perché non avevo studiato il sistema nervoso, perché avevo saltato completamente il capitolo del sistema nervoso. Poi però ho avuto occasione di fare il patologo in un ospedale dove c'era la neurochirurgia e avevo tanti cadaveri a disposizione per poter studiare il sistema nervoso. Sapete, lo stress è una difesa dell'organismo. Una volta lo stress era qualcosa che ci veniva perché c'era un pericolo reale, oggi invece ci viene lo stress quando non c'è il pericolo in realtà, quando c'è soltanto, non c'è un pericolo di vita. Lo stress è tutto un sistema di inibizioni, lo stress inibisce la corteccia prefrontale, ma il ruolo della corteccia prefrontale è quello di inibire l'amigdala. Ma allora se la corteccia prefrontale è inibita, l'amigdala è attivata. L'amigdala ha la funzione di inibire il tratto solitario. Ma allora se l'amigdala è attivata, il tratto solitario è inibito. Ma il tratto solitario ha la funzione di inibire il sistema simpatico. No? E quindi lo stress attiva il nostro sistema simpatico. E il nostro sistema simpatico, sapete, attiva tutta la tensione, ci fa dilatare la pupilla, no? Inibisce la produzione della saliva, accelera i battiti del cuore, dilata i bronchi perché c'è un pericolo, no? E poi ha azioni sul sistema intestinale e così via. E invece c'è l'altro sistema, il sistema parasimpatico, quello del nervo vago, questo nervo cranico che raggiunge tutti i nostri organi, che ha degli effetti contrari. Che degli effetti contrari, gli effetti rilassanti, gli effetti di metterci tranquilli. E soprattutto il sistema simpatico attiva l'infiammazione, il sistema vagale riduce l'infiammazione. Il cervello è avvisato della presenza di infiammazione attraverso le fibre afferenti del vago, quelle che dagli organi vanno sul cervello, e attenua l'infiammazione attraverso le fibre efferenti del vago. E per attivare il vago si può fare con la dieta. Con la dieta mediterranea tradizionale, cereali integrali, legumi, verdure, po' di pesce, l'olio d'oliva. Noi attiviamo il tono vagale con la restrizione calorica, senza mangiare si attiva il tono vagale. Ci sono sempre più studi che stanno partendo sull'importanza del digiuno per la terapia del cancro. L'esercizio fisico attiva il tono vagale. Sapete che ci sono questi che corrono, no? Io tutte le mattine vado a camminare rapidamente lì sul naviglio e vedo questi che corrono, io non ce la faccio mai a correre così, ma e corrono in un modo, perché più corri più produce endorfine, no? È una droga, no? Praticamente a volte esagerano questi qua, no? Esagerano per spaccarsi le ginocchia a furia di correre. Lo yoga, lo shiatsu, la acupuntura possono agire per attivare, e la meditazione. La meditazione è un cibo estremamente importante. Meditando si rallenta la frequenza del respiro. Normalmente noi respiriamo 12 volte al minuto. E con la meditazione arriviamo a respirare 6 volte al minuto. Recitando i mantra, no? Il mantra tibetano che ho recitato tantissimo in queste settimane in Himalaya. Om mani padme om, mani padme om mani padme om. Cantando così si riduce la frequenza del respiro a 6 volte al minuto. Ed è esattamente lo stesso effetto che si ha recitando l'Ave Maria in latino. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per noi peccatori, per nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, è interessante che l'italiano non funziona, bisogna ritornare al latino, porca miseria.
Pare che il rosario è stato importato dai crociati che l'hanno imparato dagli arabi, ma gli arabi l'avevano imparato dai tibetani. È tutta un'origine, no? E quindi è interessante questa cosa, questo studio che mostra che recitando l'Ave Maria in latino si inibiscono i geni dell'infiammazione. Veramente, no? Viene disattivato MSKB, il famoso cavaliere nero del cancro. Chi ha la glicemia alta nutre i tumori. Ormai è dimostrato. Siamo stati i primi, nel 2002, quando abbiamo mostrato che noi abbiamo reclutato queste donne sane che abbiamo seguito per tanto tempo, e siamo andati a vedere chi si è ammalata e chi non si è ammalata, no? In rapporto a com'era la glicemia anni prima. Abbiamo visto che chi aveva la glicemia alta, pur all'interno dei valori normali, si ammalava di più di cancro della mammella. E poi siamo andati a vedere le donne con cancro della mammella, no? Abbiamo visto che chi ha il cancro della mammella e chi ha la glicemia alta ha più metà di più recidivo. Abbiamo pubblicato questo lavoro nel 2002, ma nel 2002 non gliene fregava nessuno nell'ambiente oncologico. Nel 2002 era appena stato mappato il genoma umano, era veramente il momento del grande entusiasmo per i nuovi farmaci, no? Proprio, ma chi se ne frega della glicemia? No? Qua siamo la potenzialità di guarire il cancro con dei farmaci biologici, no? Ci sono delle cose. L'altro, naturalmente, la glicemia si controlla con l'alimentazione. Non bisogna mangiare tanto di quei cibi che fanno alzare tanto la glicemia, che sono i cibi raffinati, sono il pane bianco. E il pane bianco, la farina zero, sono le più grandi porcherie della nostra alimentazione. Sono cose che non sono mai esistite nella storia dell'umanità, mica si riusciva a fare la farina 00 quando si macinava il grano a pietra. Altre cose che fanno alzare molto la glicemia sono le patate. Le patate non va bene, sono buone certamente, però andiamoci piano con le patate. E sono i dolci commerciali. I dolci va bene mangiarli, anche tutti i giorni, io non sono mica contro, ma fateli di voi i dolci, senza zucchero. Sono dei dolci buonissimi senza zucchero. Basta provare per credere. Sono dei dolci semplicissimi, no? E poi per tenere bassa glicemia bisogna tenere bassi i grassi saturi, cioè i grassi del burro, del latte, del formaggio, della carne rossa, perché questi ostacolano il funzionamento dell'insulina, se l'insulina non funziona bene e allora la glicemia sale. E quindi bisogna meglio mangiare dei grassi poliinsaturi, grassi vegetali, fondamentalmente grassi del pesce. E queste cose sono scritte nel capitolo del mio libro. La proteina C-reattiva. Per praticamente tutti i tumori ci sono studi che mostrano che i pazienti che hanno dei segni di infiammazione, la proteina C-reattiva è un esame banalissimo che si fa comunemente, altri studi sono stati fatti sulle interleuchine, su altri fattori, ma la proteina C-reattiva, la semplice proteina C-reattiva. Se è verso l'alto dei valori normali, ci si ammala più di cancro, e ci si ammala più di recidiva, ci si ammala. Bisogna che sia bassa, bisogna che sia zero la proteina C-reattiva, che sia meno di 1. E i valori normali variano tra 1 e 5. E per tutti i tumori c'è questa indicazione. Bisogna tenere bassa l'infiammazione. E ci sono tanti modi per tenere bassa l'infiammazione. Uno è l'alimentazione. Quello che fa aumentare l'infiammazione è il cibo animale, soprattutto le carni rosse e bianche, eccetto il pesce, perché i grassi del pesce hanno un'azione antinfiammatoria. E la glicemia alta fa aumentare l'infiammazione. Bisogna tenere bassa l'infiammazione. E naturalmente ci sono tantissime sostanze antinfiammatorie nel mondo vegetale. Però non c'è bisogno di andare a prendere tutti i giorni delle cucchiaiate di curcuma, con il pepe nero poi, no? Perché la curcuma più il pepe nero, no? E giù gastriti da pepe nero, no? Perché questi pazienti che vogliono. No, usiamo la curcuma benissimo, no? Il curry, io vengo dall'India, no? Il curry, curcuma, peperoncino, il cardamomo, no?
un pochettino di pepe, va benissimo, ma giusto per dare un gusto buono alle cose, non c'è bisogno di... Cioè, una cosa fa bene, non è che bisogna mangiarne tanto, perché la prevenzione non è come la tossicologia. Io vi do un veleno, più ve ne do, più vi avveleno, ma se vi do una cosa che fa bene, non è che più ve ne do, più vi faccio bene, rischio di andare a squilibrare qualche cosa e a fare del male. Io sono molto preoccupato per queste medicine alternative che raccomandano ai malati di cancro grandi beveroni di centrifugati di frutta e verdura. Perché la frutta e la verdura aiuta a prevenire il cancro e probabilmente può aiutare un pochettino anche a migliorare le terapie, ma previene il cancro perché è ricca di sostanze antiossidanti, e le sostanze antiossidanti ci proteggono dalle sostanze cancerogene che ci sono nell'ambiente, nel tabacco, ma quando c'è un cancro è bene non avere troppe sostanze antiossidanti, perché per suicidarsi le cellule tumorali utilizzano i radicali liberi. Se il Padre Eterno ha inventato i radicali liberi è perché servono a qualche cosa. I globuli bianchi uccidono i microbi con i radicali liberi. La radioterapia uccide le cellule tumorali perché fa aumentare i radicali liberi. Molte chemioterapie agiscono proprio perché fanno aumentare i radicali liberi. Se noi prendiamo delle dosi troppo elevate di sostanze antiossidanti, noi rischiamo di impedire l'azione delle terapie oncologiche addirittura. Per cui, benissimo, non niente contro prendersi un centrifugato, un estratto, ma non esageriamo, no? Perché nessuno riuscirebbe a mangiarsi 10 mele, ma a bersi 10 mele non c'è nessun problema. E rischiamo allora di avere... Ci sono tanti studi, ve ne mostro soltanto uno, questo è uno studio che mostra come aumentano le recidive del cancro della mammella in funzione dei livelli di PCR, della proteina C reattiva, con la meditazione. Noi con la nostra mente possiamo influenzare il funzionamento del nostro corpo, il funzionamento delle nostre cellule, l'attivazione dei geni del nostro DNA. E poi non c'è bisogno che vi parli dell'empatia, volevo fare un commento qua sopra, ma se ne ho già parlato moltissimo, della importanza terapeutica della empatia. Hanno fatto questo bellissimo studio in cui se tu togli dalla gabbia un topolino e lo metti in una situazione di stress terribile, appena lo rimetti nella gabbia gli altri topolini vanno a coccolarlo. Ma se togli dalla gabbia non gli fai nessuno stress, lo rimetti nella gabbia e gli altri se ne fregano. C'è una capacità proprio, no? Una capacità di accoglimento. Parlavo prima con delle infermiere qui, dicendo loro che il ruolo dell'infermiere è importantissimo, perché prima che i medici cambino e capiscano l'importanza dell'empatia ci vorranno generazioni, ma i medici lo possono capire, gli infermieri lo possono capire fin da subito.